Dubai non è la capitale degli Emirati Arabi Uniti, ma è sicuramente la più conosciuta. Sorta dal nulla in mezzo al deserto, sulle rive del Golfo Arabico, è la città più moderna e progressista del Medio Oriente. Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che non conosce il significato della parola impossibile, ha creato la torre più alta del mondo, una stazione sciistica nel deserto e un'isola a forma di palma, perché a Dubai tutto è possibile. La Burj Khalifa è stata aperta al pubblico nel 2010, dopo soli 6 anni dall'inizio della costruzione. È alta 828 metri e non si può negare che sia un avveniristico capolavoro di architettura e ingegneria. La città verticale ospita uffici, appartamenti ed il raffinato Hotel Armani. Per i visitatori l'attrazione principale è la terrazza del 124° piano a 442 metri di altezza, che si può raggiungere con l'ascensore in 1 minuto. La torre si affaccia sul Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo, con 1200 negozi ed un vero e proprio parco divertimenti per famiglie. Dubai Aquarium è l'attrazione più ipnotica. Nell'enorme vasca nuotano 33.000 creature. L'ice rink è la pista di pattinaggio di dimensioni olimpioniche. Per gli appassionati di Formula 1 c'è la possibilità di guidare virtualmente una vera macchina da corsa. C'è anche un'imponente cascata di 4 piani illuminata in maniera strategica. Il Souq al-Bahar è stato progettato secondo lo stile arabo contemporaneo, sulle rive di un lago artificiale. Quando cala il buio, l'atmosfera si riempie di suoni e luci. Le fontane di Dubai, coreograficamente situate al centro di un grande lago artificiale, davanti al Burj Khalifa, regalano uno spettacolo unico ogni sera, quando si illuminano e i getti d'acqua danzano seguendo la musica. Thank you.
spettacoli sono intervallate dalla ipnotica musica che sembra vibrare dalla superficie della Burj Khalifa. La Dubai Marina è incorniciata da grattacieli residenziali. Una lunga passeggiata sul lungomare, ristoranti, caffè e negozi che si estendono su tutta la lunghezza. La Palma Jumeirah è servita dalla monorotaia e la strada è fiancheggiata da graziose costruzioni color crema. Oltre che ville principesche, invisibili ai comuni mortali. Alla fine della strada, affacciato sul mare, c'è lo sgargiante e vistoso Hotel Atlantis. Poco lontano, su un'isola artificiale, sorge la Burj Al Arab, icona architettonica e simbolo della Dubai moderna. Nel Mall of the Emirates c'è la più incredibile costruzione di Dubai. Dalle vetrate si può ammirare il Dubai Sky. Un vasto parco innevato con piste di sci servite dalla seggiovia. Una zona per il freestyle e una collinetta per lo slittino. Al Ras, il quartiere dal quale è nata Dubai, alla foce del fiume Khor, è un altro mondo. Nessun grattacielo e la vita di qualunque città araba. Paga un rial per attraversare con le barche che fanno la spola tra un lato e l'altro del fiume. Arriviamo al Gubaiba, che è quasi buio. I souk si sono popolati di turisti e locali in cerca di buoni affari. Abu Dhabi è l'emirato più grande e più ricco. Negli ultimi anni ha investito fortemente in cultura, istruzione e innovazione ambientale. Sull'isola di Yas, un involucro fatto di una griglia di vetro e acciaio passa di sopra del nuovissimo circuito di Formula 1. La grande moschea dello sceicco Zayed può ospitare fino a 40.000 fedeli.
La struttura è di un bianco abbagliante. Più di 80 cupole in marmo bianco si stagliano sul tetto, sostenute da oltre 100 colonne e 4 minareti da 107 metri. L'Emirates Palace è uno degli hotel più costosi del mondo. Osservando lo spettacolare skyline della città, è difficile immaginare che 50 anni fa Abu Dhabi fosse poco più di un villaggio di pescatori, con un forte, qualche edificio di pietra corallina e una manciata di capanne circondate dal deserto.